Domenica 18 di giugno a Bardi si è tenuto un raduno di fuoristrada con percorso trial. Un tragitto di circa 40 km con poco asfalto, con pranzo al Lago Monti e nel pomeriggio prove di trial soft e hard. Abbiamo sentito uno degli organizzatori, Federico Boccacci, che ci ha detto che i partecipanti si sono divertiti davvero molto. All'evento, organizzato dalla ASD Bardi, la sportiva bardigiana, hanno partecipato circa 55 equipaggi provenienti da tutta la Valceno e la Valtaro. Presenti equipaggi di Bardi, Bore, Varsi, Varano Melegari, Pellegrino Parmense, Bedonia, Borgotaro, Fornovo ed oltre. I fondi raccolti verranno donati al comune di Bardi per acquistare un defibrillatore o altre attrezzature necessarie agli abitanti del comune valcenese. Il percorso si è snodato partendo da località Casebelli, passando per Molinoceno, Boccolo, di nuovo località Belli per arrivare al Lago Monti dove ci si è fermati per il pranzo. Nel pomeriggio percorso rally per tutti, soft e hard per i più temerari. Al Lago Monti è stato quindi attrezzato proprio il percorso con scavatori, con buche ed ossi da superare con grande capacità di guida. Insomma, una bella giornata per gli appassionati del 4x4 che è iniziata alle 9 della mattina e definita alle 8 di sera con un grande impegno da parte degli organizzatori.